In fuga nei boschi della Carnia con un bottino di 50.000 euro, dove si era rifugiato dopo un rocambolesco inseguimento con la polizia. Le forze dell'ordine sono ancora impegnate nelle indagini, ma per il momento non hanno lasciato trapelare alcuna ulteriore informazione. Ok, adesso si va a piedi.
c'è un piccolo problema. Credo di aver dimenticato le chiavi della baita in macchina. Chi non ha testa ha gambe. Ok, vado io. Un quarto d'ora sarò di ritorno, rimanete fermi lì. Ma tuo papà è sempre stato così smemorato? E questo non è niente. Come si chiama lui? Perché? Ma è da stamattina che stai trafficando con quel telefonino, mi sembra ovvio che ci sia un lui. Sì, ma papà e la mia mamma non lo sanno. Non ti preoccupare, ci sono passata anch'io, terrò la bocca chiusa. Sì, come no. Sì, non pretendo come sorella, ma almeno come amica potresti accettarmi. Dato che adesso il tuo papà è diventato anche il mio. Va bene, ci proverò. Amiche? È passato un po' troppo tempo. Vado a cercarlo. Andrea! Thank you.
Ancora una notizia di cronaca nera. Un terribile massacro è stato compiuto ieri nei boschi della Carnia. Un uomo ed una giovane ragazza sono stati orribilmente trucidati da un pericoloso maniaco dal volto coperto da un passamontagna, mentre una seconda giovane, figlia dell'uomo ucciso, è stata salvata dall'ispettore Nerich durante un sopralluogo inerente al caso del rapinatore scomparso. Voci non confermate asseriscono che il pericoloso maniaco omicida sia ancora in circolazione, dato che, seppur raggiunto da un colpo di pistola dell'ispettore, il suo corpo non è ancora stato ritrovato. La polizia ha smentito quest'ultima ipotesi, dichiarando di avere il completo controllo della situazione. E per ora è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG Radio per eventuali sviluppi della vicenda. Buonasera.